Non solo un appello, ma un grido di allarme è stato lanciato al governo regionale e centrale dall'amministrazione comunale di Sarno. Si chiede maggiore attenzione ad un territorio già fragile per la sua natura, ma reso ancora più debole dalla mano dell'uomo. All'indomani della tragedia sfiorata per la pioggia intensa di domenica scorsa, che ha fatto rivivere il dramma delle frane del 1998, prima il sindaco Giuseppe Canfora, poi il suo vice Roberto Robustelli, parlano di una sorta di abbandono, vasche di contenimento delle acque senza manutenzione per anni, incendi boschivi che rendono i costoni della montagna impermeabili alle acque, predisponendo il terreno a cadere a valle. Siamo stanchi e soli, ha detto Robustelli, anche perché i cittadini non sanno che su questa storia non abbiamo nessun potere di intervento. La situazione è complessa, le nostre grida di allarme e di aiuto, anche per iscritto, l'abbiamo messo in tempi non sospetti. E anche 10 giorni fa, quando si incendiava la montagna, il vero pianto non era verso la terra che bruciava, ma le conseguenze. Le conseguenze che poi si sono manifestate in tutta la loro essenza in un quarto d'ora, 20 minuti, perché il problema è quello là. Io so benissimo che Sarno non è l'ombelico del mondo, so benissimo che il problema è Italia, è accomunato dal dissesto idraulico e geologico, e so benissimo quello che è successo sul versante dei Monti Lattari fino ad arrivare in costiera. Però Sarno ha un valore aggiunto, se così vogliamo considerarlo, che sulle rovine si dovrebbe, di qual condizionale, procedere in determinato modo. Qualcuno ci cerca la sicurezza l'abbiamo sempre detto è una questione personale, però penso che l'istituzione dovrebbe fare tutto il possibile affinché si possa raggiungere un grado consono di sicurezza. Ma lo Stato c'è o non c'è? Impensabile, e questo è quello che dico io. Molte volte siamo lasciati da soli, siamo lasciati col cosiddetto cerino in mano, come si dice nelle nostre zone. Devi prenderti delle responsabilità al momento che veramente ti fanno sudare e ti fanno perdere quei 4 capelli che mi sono rimasti. La gente capisce e non capisce, c'è qualcuno che pensa veramente che la responsabilità sia tua. Io se potessi andrei con le mie mani e con i miei mezzi a fare la pulizia nelle vasche, ma non lo posso fare, anche perché non so là dentro cosa c'è, non so se per fare un'opera di bene rivolgo la situazione in negativo, ma il dato è uno solo, cioè basta. Però delle cose devono essere fatte, ma devono essere fatte quotidianamente, perché il grido non è oggi, perché tu me lo devi fare oggi, ma fra 6 mesi me lo devi rifare, e fra 6 mesi ancora me lo devi rifare ancora,